Alle 13:40 il ritrovamento di un corpo all'interno del letto del fiume Natisone all'altezza di Paderno. Pochi minuti e si è capito subito che poteva trattarsi di quello di Christian Molnar, il ragazzo di 25 anni, rumeno, inghiottito insieme a Bianca e Patrizia in quel tragico 31 maggio dalle acque ingrossate dalla piena del fiume Natisone. Chiaramente, appena ricevuta questa tragica notizia, come potete sentire, le campane di Premariacco suonano a morto. Alle 15:30 il corpo è stato recuperato con il varicello dell'elicottero Drago e trasferito al vicino campo sportivo di Orsaria. Da qui è stato caricato e trasferito a Udine, dove verrà effettuato il riconoscimento da parte del fratello. Le parole del sindaco Michele De Sabata. L'acqua oggi si è abbassata, e era la terza volta che passavano su quel tipo di roccia e oggi con l'acqua un po' più bassa è affiorato un qualche cosa ed è stato il momento giusto. Sotto un sasso, era all'interno di una galleria, coperto anche da legname, si vedeva qualche cosa sott'acqua, quindi è rimasto sott'acqua fino ad oggi. Caparbietà, testa d'argine dei pompieri perché c'era davvero l'ordine di partire solo i cani e invece hanno voluto ancora fare delle ispezioni fluviali, oggi è domenica. Un grazie di cuore davvero, persone meravigliose. I quattro dell'elicottero hanno passeggiato, l'hanno visto, l'hanno trovato e da lì siamo arrivati qua. È un corpo, fino adesso, ancora adesso, non è identificato. In questo momento qua c'è l'ispezione cadaverica che è appena terminata. Aspettiamo quel fratello, che probabilmente però non lo riconoscerà qua, ma forse a Udine, perché ha bisogno di andare in cella a frigo subito. Uno sforzo meraviglioso, oggi ci siamo abbracciati con i pompieri, adesso vado a ringraziare il capo dell'elicottero e siamo diventati amici, purtroppo dopo 22 giorni siamo diventati amici dei soccorritori.